Wow! Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffia, la grande raga. Oggi andrò a fare delle buonissime briochine con ricotta e crema di pistacchio fenomenali, buonissimi raga, favolosi. Partiamo subito con la nostra ricettina. Se volete usare la planetaria come la sto usando io in questo momento, se no si può fare tutto a mano, non c'è problema. Allora, partiamo subito. Allora, già in planetaria ho inserito 700 g di farina 00. Adesso andremo a inserire 140 g di zucchero semolato. Andrò a inserire una bustina di lievito Mastro Fornaio più due bustine di vaniglina. E poi andremo a inserire, questo è facoltativo, raga, Questa è una cosa che sto mettendo io, se non l'avete non fa niente. Un cucchiaio di latte in polvere. Fatto questo, ci diamo una mescolatina con la nostra planetaria. Sempre con la planetaria accesa, in movimento, andiamo a inserire due uova. E poi andiamo a inserire 280 grammi di latte, o parzialmente scremato, oppure se volete anche intero. Adesso, mentre sta sempre girando, andiamo a inserire 120 grammi di zucchero o di margarina, è uguale. Quindi aggiungiamo un pizzico di sale. Allora, una volta che abbiamo ottenuto questo impasto bello liscio, omogeneo e bello elastico, guardate. Adesso lo facciamo raddoppiare per un paio di ore. Una volta ottenuto il raddoppio, adesso mettiamo un po' di farina su un banco da lavoro e andiamo a inserire il nostro impasto. Una volta inserito il nostro impasto, adesso lo andiamo a stendere per bene. Guardate che bel impasto, bello morbido, si può anche aprire con le mani, non c'è bisogno neanche del mattarello. Una volta che li abbiamo aperti, adesso con un coppa biscotti andiamo a formare dei cerchi. Una volta che abbiamo fatto i nostri cerchi, adesso come vedete in coppetta ho inserito un uovo intero, un cucchiaio di latte e adesso andremo a inserire, facoltativo questo, un po' di cannella e andiamo a sbattere il tutto. Adesso andiamo a spennellare le nostre briochine. Adesso con una forbicina andiamo a pizzicare il nostro impasto. Adesso siamo pronti ad infornare a 180 gradi, forno statico per 20 minuti. Nel frattempo che aspettiamo che le nostre briochine si cuociono in forno, adesso passiamo alla nostra crema di ricotta e pistacchio. Allora, qui ho inserito 30 g di zucchero a velo, 300 g di ricotta, quella mia, Questa è con il caglio però, non è quella con tre ingredienti. Se volete fare quella, si può anche fare con questa cremina che è più veloce. E poi andiamo ad aggiungere dei bei cucchiaioni di crema al pistacchio. Ovviamente la quantità la potete decidere voi, non è per forza grammi che la dovete mettere. Più ne mettete, più sta di pistacchio. Una volta fatto questo, adesso andiamo a schiacciare il tutto ed amalgamare il tutto. Una volta che abbiamo formato la nostra cremina, adesso prendiamo una sacca à poche e andiamo a inserire la nostra crema dentro. Una volta che abbiamo sfornato le nostre briochine, adesso con la sacca à poche cerchiamo di fare un buchino dentro le nostre briochine e andare a schiacciare e riempire. Quando vediamo che tutto sta fuoriuscendo, le nostre briochine sono pronte. Ebbene ragazzi, abbiamo riempito le nostre briochine con crema di ricotta e pistacchio, guardate un po', sono buonissime, morbidissime, con tanto di crema dentro, che sta colando anche. Spero tanto che anche questa ricetta vi sia piaciuta, spero proprio di sì. Detto questo, buonissimo. Non mi rimane che salutarvi e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.